Cosmo SkyMed compie 10 anni e li festeggia al Maxi, dove in questi giorni è sbarcata la mostra Gravity. Una decade in cui la prima costellazione di satelliti, con i suoi quattro occhi puntati sulla Terra, ci ha fornito informazioni fondamentali per la comprensione dei fenomeni che interessano il pianeta. Cosmo SkyMed ha catturato oltre 1 milione di scene radar in tutto il mondo, immagini scattate dai radar ad apertura sintetica che agiscono in banda X, riuscendo quindi a vedere in ogni condizione atmosferica e in assenza di luce solare. Ogni satellite della costellazione può effettuare 450 riprese al giorno per un totale di 1800 immagini radar che forniscono un importante contributo al monitoraggio del territorio e alla gestione sostenibile delle sue risorse, alla sicurezza e alla gestione di eventi naturali ed emergenze come l'incidente della piattaforma Deepwater Horizon nel 2010 o il terremoto di Amatrice nel 2016, fino alla lotta agli effetti del cambiamento climatico. Ma non solo, gli obiettivi della costellazione di satelliti puntati sulla superficie terrestre hanno fornito informazioni in campo militare e civile, dalla salvaguardia dell'ambiente marino al monitoraggio delle risorse naturali, passando per la gestione delle emergenze. Un occhio particolare è puntato sull'Amazzonia, il polmone verde del mondo, e uno dei luoghi della Terra dalla più incredibile biodiversità, fortemente minacciato dall'isboscamento finalizzato alla produzione di legname e all'allevamento intensivo. Fin dal primo satellite, Cosmo SkyMed ha dimostrato la sua preziosa utilità alle istituzioni internazionali e alle organizzazioni umanitarie impegnate nella gestione delle emergenze e negli aiuti alle popolazioni colpite dal ciclone Nargis in Birmania, dal terremoto del Sichuan in Cina nella primavera del 2008, quando il sistema svolse un ruolo di monitoraggio e di trasmissione di informazioni altrimenti non reperibili viste le condizioni del terreno e meteorologiche, e dagli uragani Anna e Ike su Haiti nel settembre dello scorso anno. Sì, perché è la più grande infrastruttura spaziale realizzata in Italia, che ha fornito in questi 10 anni con continuità benefici sia all'aspetto civile, commerciale, ma anche alla difesa. È un progetto duale in cui la difesa è al 30%. Un esempio di collaborazione fra MIUR, Ministero della Difesa, Agenzia Spaziale, Mondo della Scienza e Industria, che mostra come l'Italia, quando fa sistema, può veramente produrre dei risultati eccellenti. È un'infrastruttura che permette, solamente per parlare degli aspetti dell'emergenza, abbiamo avuto 180 richieste in corso di questi anni di fornire immagini fondamentali per le fasi iniziali dei servizi di emergenza. Quando le cose accadono di notte, quando ci sono le nuvole, quindi molto spesso i nostri satelliti sono gli unici che riescono a dare informazioni preziose che possono determinare anche l'esito del salvataggio di vite umane. Negli ultimi 5 anni il servizio è stato attivato più di 200 volte per gravi emergenze ambientali o grandi eventi che hanno coinvolto le protezioni civili in ogni parte del mondo, generando oltre 2300 mappe. Le immagini dei satelliti rivestono una grande importanza nel servizio Emergency Mapping del programma Copernicus della Commissione Europea, che rende disponibili in poche ore mappe satellitari di aree colpite da un disastro naturale o da crisi umanitarie. Il record trimestrale di attivazioni, ben 13, si è registrato tra agosto e ottobre 2017. I dati della costellazione satellitare ci hanno permesso di monitorare i cambiamenti climatici, osservando e studiando fenomeni quali la desertificazione, inondazioni, innalzamento del livello del mare, catastrofi naturali come frane o terremoti, scioglimento di ghiacciai. Uno strumento privilegiato per l'osservazione e il monitoraggio delle regioni polari, estremamente estese e difficili dal punto di vista meteorologico. Un esempio, dal luglio del 2017 Cosmo SkyMed osserva i movimenti di A68, un iceberg gigante di circa 5.800 km², staccatosi dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C in Antartide. Cosmo SkyMed ha assicurato all'Italia una posizione preminente nel settore dell'osservazione della Terra, basata sull'impiego di tecnologia radar. Questo è stato possibile anche perché la costellazione di satelliti è il risultato della sinergia fra enti, istituzioni, mondo della ricerca, università e industria. Finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il sistema è frutto delle migliori competenze dell'industria spaziale italiana, con Leonardo, Telespazio e Thales Alenia Space, coadiuvate da un numero significativo di piccole e medie industrie. Cosmo SkyMed è un sistema che ha visto una collaborazione sin dall'inizio. 10 anni che è in orbita il sistema, che è operativo, ma potete immaginare che poi c'è tutta una storia pregressa per lo sviluppo, la progettazione, eccetera.
ha visto da subito l'impegno dell'industria, della difesa, dell'agenzia spaziale in modo coerente, congiunto, determinato su un obiettivo comune. E questo è un gran risultato, ecco anche il motivo per cui oggi ci fa piacere festeggiare, perché veramente è un risultato complessivo, è un risultato importante per sé, perché è una costellazione che sta dando un contributo fondamentale, operativo per la difesa, ma operativo per le istituzioni nazionali, per le collaborazioni internazionali. Dal successo di Cosmos SkyMed sono nate anche tante collaborazioni internazionali, in particolare con la Francia e l'Argentina, finalizzate all'utilizzo delle capacità satellitari per una migliore gestione delle emergenze. I ritorni economici e commerciali in termini di sviluppo di competenze altamente specialistiche garantiti dall'investimento sul sistema satellitare sono stati elevati. Basti pensare che nel periodo più intenso di sviluppo dal 2004 al 2007, immediatamente a ridosso del lancio del primo satellite, la macchina industriale di Cosmos SkyMed ha impegnato ogni anno nel gruppo Leonardo circa 900 risorse, tra tecnici e ingegneri altamente qualificati e altrettante nell'indotto delle piccole e medie imprese nazionali. L'industria italiana oggi sta lavorando allo sviluppo della seconda generazione di Cosmos SkyMed, che garantirà un incredibile salto generazionale in termini di tecnologia, prestazioni e vita operativa. L'implementazione prevede la realizzazione di due satelliti all'avanguardia tecnologica e prestazionale che garantiscano la continuità dei servizi forniti dalla costellazione Cosmos SkyMed di prima generazione, attualmente al pieno della sua operatività.